con Maria Santoro, candidata a sindaco di Grottaglie per la coalizione Città-Territorio. Anche per lei 10 minuti per spiegare alle elettrici e agli elettori grottagliesi perché dovrebbero scegliere lei come primo cittadino. Buonasera a tutti, bentrovati. Sono appunto il candidato sindaco per la coalizione Città-Territorio. La coalizione Città-Territorio è costituita da 3 liste civiche che vado subito a presentare. Sono Grottaglie prima di tutto, Insieme per Grottaglie, Grottaglie Moderata. Le nostre liste sono ispirate ai valori del moderatismo, del liberalismo e del riformismo. Abbiamo costruito un progetto solido e concreto, lavorando ad un programma che possa migliorare la vivibilità all'interno della nostra cittadina. Vorrei subito cominciare col parlare del tradimento più grande che abbiamo subito noi cittadini grottagliesi in questi anni, la chiusura dell'ospedale San Marco di Grottaglie. Siamo di fatto stati privati del diritto alla salute, un diritto costituzionalmente garantito. Avevamo un ospedale d'eccellenza come il nostro San Marco, che di fatto adesso è diventato una scatola vuota. Non abbiamo più il pronto soccorso, ma abbiamo soltanto un punto di primo intervento che funziona semplicemente dalle 8 del mattino sino alle 14. Dopodiché, anche per semplici ematochimici e per semplici esami diagnostici, siamo costretti a recarci negli ospedali dei paesi limitrofi. Questo ha comportato anche il collasso dell'ospedale Santissima Annunziata, gravando gli operatori sanitari e mettendo purtroppo in condizione tutti noi cittadini di non avere un sostegno, un supporto sanitario adeguato. Che cosa faremo per l'ospedale di Grottaglie? Noi non siamo servi di Bari, lotteremo come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare per il nostro ospedale. Non promettiamo miracoli, perché siamo persone serie e concrete, ma ci impegneremo in tutte le sedi istituzionali e a tutti i livelli affinché l'ospedale di Grottaglie possa riavere il pronto soccorso e possa perlomeno inizialmente diventare un ospedale di comunità, dove venga fornito un servizio di cure H24. La comunità grottagliese lo merita. Siamo stati privati di una delle strutture più importanti della nostra città. Combatteremo per essa, ci occuperemo anche di agricoltura, incentivando la produzione agricola e supportando gli agricoltori, in particolare nel momento della vendita, affinché gli stessi non siano schiacciati dai compratori, dai grandi compratori. I nostri prodotti agricoli, le nostre eccellenze, tra le quali per esempio l'uva da tavola, dovranno partire da Grottaglie ed essere conosciuti in tutta Italia, in tutto il mondo, con il marchio di Grottaglie. Questo sarà il nostro impegno principale nei confronti degli agricoltori grottagliesi. Dobbiamo ricordare che l'agricoltura per noi è un vanto ed è un settore trainante dell'economia grottagliese. Ci occuperemo naturalmente del rifacimento delle strade rurali, che sono in una situazione assoluta di abbandono e di degrado. Ci occuperemo anche della riqualificazione urbana. Pensiamo a tantissimi edifici che sono in situazioni disastrose, tra i quali per esempio posso citare il cimitero, ma anche l'ex scuola Pellari, edifici che noi riqualificheremo. Ci occuperemo di garantire, come è giusto che sia, l'ordinaria amministrazione, quindi la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, la pulizia. Non dovranno essere eventi eccezionali pubblicati su Facebook in pompa magna, ma dovrebbero essere e saranno la regola della quotidianità. Ci occuperemo anche della straordinaria amministrazione, occupandoci soprattutto di sviluppo economico. Dobbiamo ritornare ad essere interlocutori seri ed affidabili per tutti gli investimenti che verranno fatti nella città di Grottaglie. Ci occuperemo anche di sociale. In tutti questi anni, in questi 5 anni, i servizi sociali sono notevolmente peggiorati a Grottaglie. Lo sappiamo perché abbiamo parlato con tantissimi cittadini
cittadini. Noi vogliamo creare un contenitore supportato a 360 gradi da tante figure professionali affinché le persone che vivano situazioni di disagio fisico, psichico non si sentano in alcun modo abbandonate. Ci occuperemo di sport, intendiamo creare un polo dello sport nella zona dello stadio d'Amuri, ci occuperemo del rifacimento della pista di atletica e garantiremo che tra le associazioni grottagliesi ci sia sempre una grande partecipazione, ma ci sia anche un cambio doveroso nella gestione di edifici pubblici quali per esempio lo stadio d'Amuri. Intendiamo puntare sulla cultura. La cultura è, come dire, è la cura dell'anima e per questo motivo noi intendiamo dare a Grottaglie la visibilità che merita. Abbiamo il quartiere delle ceramiche che verrà valorizzato, anche in questo caso i prodotti ceramici dei nostri magnifici maestri ceramisti dovranno essere conosciuti in tutto quanto il mondo, ma con il marchio grottagliese. Ci occuperemo di dare vita, per esempio, alle cave di Fantiano per farle diventare sede di produzione cinematografica, musicale, teatrale e di cultura in generale. Vogliamo anche realizzare una copertura all'anfiteatro della 167 bis affinché possa essere utilizzato anche durante la stagione più fredda e possa essere uno spazio ricreativo per tutti i giovani che vogliono passare del tempo insieme. Sono tante le cose che intendiamo fare, come per esempio puntare sul turismo esperienziale che a Grottaglie raggiungerebbe dei risultati eccellenti. Ci vogliamo occupare anche dell'ambiente. Abbiamo intenzione di modificare il modo in cui è organizzata la raccolta differenziata. Tutto questo lo faremo dopo aver preparato il nostro programma, un programma che continuiamo a definire aperto. Per quale motivo aperto? Lo abbiamo fatto tenendo conto di tutti i suggerimenti e di tutte le critiche che ci avete apportato. Continuate a farlo perché noi saremo sempre predisposti all'ascolto e interpreteremo il ruolo di rappresentanti delle istituzioni nel senso più alto di questo termine. Contiamo ancora sul fatto che la politica debba essere per i cittadini tutti motivo di speranza. Per questo motivo chiedo tutti il 3 e il 4 ottobre, chiedo a tutti di recarvi al voto il 3 e 4 ottobre. Il voto è lo strumento che abbiamo a nostra disposizione per fare una scelta e per diventare determinanti per il presente e per il futuro della nostra Grottaglie. In particolare voglio garantire l'impegno assoluto mio e della mia coalizione affinché la nostra cittadina, la nostra città smetta di essere terra di conquista da parte dei baresi. Abbiamo una dignità, lotteremo per la nostra dignità. Siamo persone libere, non dobbiamo sottostare ad ordini di partito e a strutture gerarchiche. Sarete voi cittadini i nostri unici giudici. Vorrei anche ricordare, perché molti tra voi me l'hanno chiesto, che è possibile effettuare il voto disgiunto. Che cosa si intende per voto disgiunto? C'è la possibilità di mettere il segno di croce sul nome e cognome di un candidato sindaco e poi votare candidati consiglieri di liste differenti rispetto a quelle del sindaco scelto. Quindi avete voi cittadini la possibilità di fare questo. Naturalmente io chiedo il voto non soltanto per me stessa, ma per tutti gli uomini e le donne di Grottaglie prima di tutto, insieme per Grottaglie, Grottaglie Moderata, che sono le tre liste civiche della mia coalizione. Abbiamo fatto una grande squadra, un gruppo affiatato che ha una comunione di intenti, non ci sono anime inconciliabili che poi dovranno mettersi d'accordo per amministrare. Siamo davvero una squadra e possiamo garantire il nostro impegno assoluto e la nostra dedizione per la nostra Grottaglie. Quindi chiedo a tutti il 3 e 4 ottobre di recarvi alle urne, di mettere il segno di croce su Maria Santoro e di scegliere gli uomini e le donne della coalizione Città Territorio. Grazie a tutti, buonasera.